Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Forse solo una cosa è cambiata, ma in peggio. La cara e bella politica italiana, che in questa settimana ha conosciuto uno dei punti più alti, Ma sì, ma altro che PNRR, Unione Europea, ma chi se ne frega se ci declassano a spazzatura. Adesso finalmente abbiamo qualcosa di serio di cui parlare. La fine della storia Gianbruno Meloni. Allora, Meloni venerdì su Instagram ha comunicato a tutti che... Aspetta che magari, così magari passa inosservato. Il presidente del Consiglio di uno dei 10 paesi più potenti al mondo venerdì ha aperto Instagram, il social che si usa per fotografare culi e piatti da mangiare. E ha annunciato al mondo la fine della sua relazione con il suo compagno, non marito, compagno, perché sono Giorgia, sono madre, sono cristiana. Ma sposarvi, vi sposate voi, che io vivo nel peccato. Comunque, intanto ci vuole rispetto per una storia che finisce... Anche se adesso, noi da buoni primi, siete testimoni, noi gliel'avevamo detto a Gianbruno. Perché se quell'uomo ci avesse la Toretta, gli avevamo detto vai a pescare, fai dei tornei di burraco, lo si dice per te. E invece niente, lui si è fatto il suo programma sganassando a destra manca. La cosa meravigliosa dei fuori onda è che sono usciti e che si capisce che Gianbruno camminava proprio a 3 metri d'altezza. Cioè, che poi a proposito di camminare, più che quello che dice Gianbruno, colpisce come cammina. Avete visto? Lancia i piedi in avanti come i guapi di Alberto Sordi. Tratta tutti come il marchese del Grillo. Sembrava un adolescente, sai, quelli con la moto nuova. Quando fai lo splendido e poi caschi, no? Sembrava può accompagnare solo. Questa la capiscono in pochissimi, ma tra l'altro Gianbruno ha reagito alla notizia con grande riservatezza. Come dire, in un momento così, no? Così, se sei sotto il treno, uno magari non ha voglia di gente intorno. Infatti Gianbruno sabato dove è andato? All'Orio Center, no. Cioè nel centro commerciale più grosso di Bergamo, di sabato pomeriggio. Cioè, è stato visto da più gente lì che quando era su Rete 4. Ma per fare lo splendido con una donna, Gianbruno è riuscito a perdere in un giorno moglie, lavoro e reputazione. Prima di lui c'era riuscito solo Schettino, esatto, vero? Sì. Comunque bisogna dire che anche stavolta Meloni ha fatto la scelta giusta e ne è uscita alla grandissima. E infatti governerà 300 anni, non lo sai Floris, nonostante tu ci provi tutti i battiti, ma ci siamo tutti riconosciuti nel nostro primo ministro perché anche lei dimostra di aver vissuto quel momento lì, quel momento che abbiamo vissuto o fatto vivere a qualcuno, il momento... Ma come cazzo ho fatto? E che è quel momento in cui guardi la persona che ti è stata vicina per una notte o per anni e pensi, ma come ho fatto a non accorgermi di niente? Ma questo è davvero così? Ma cosa avevo davanti agli occhi? È come quando a fine serata si accendono le luci della discoteca, tu fai, e chi è sto mostro con cui ho parlato tutta la sera, capito? Perché... povera Meloni, ma c'è una parte di questa storia che... dopo la valanga della separazione è sfuggita a molti. Cioè quello che è successo prima della separazione, tra la pubblicazione dei fuori onda e la decisione di Giorgia. Perché in quelle poche ore è venuta fuori la parte più divertente del paese, capito? L'esercito dei difensori di Gianbruno, le decine di sostenitori del governo che si inchinano davanti alla mega presidente galattica. Escono di fuori onda e subito arrivano i difensori e sbraitano. Ecco i soliti comunisti prevenisti, ma che sarà mai? Quello di Striscia è un attacco alla Meloni. Ora, Striscia pubblica i fuori onda da circa 40 anni, anzi ne approfitto. Salutiamo Antonio Ricci. Sì. Antonio, ciao. Ciao. No, perché il giorno che pubblica i nostri ci mandano in galera. Come ti vogliamo bene, ti vogliamo bene, Antonio, ciao. Ma il premio Calboni 2023 va sicuramente alla giornalista Oara Borselli, che il giorno dopo ha scritto questa cosa. La a tutte quelle belle addormentate nel bosco che si inorridiscono perché Gianbruno fa complimenti a una bella donna, svegliatevi da questo sonno. Lui ha solo la sfiga di essere ripreso alla Striscia. I nostri compagni al massimo vengono visti dalle telecamere degli uffici. I nostri compagni. I nostri compagni. Cioè, lei sta dicendo quindi anche suo marito. Cioè, pur di difendere l'indifendibile, ha detto, sì, sono cornuta anch'io, cosa c'è di male? Ma è meraviglioso, ma ha un senso del sacrificio, bravo! Meraviglioso, ma torniamo alla separazione, che poi in fondo cos'è questa storia? È la storia di due che stavano insieme e si separano, cioè non è proprio una cosa strana, cioè non è un caso pazzesco. No, no? Ma quello che colpisce di questa destra, che ha il potere, lo tiene saldamente, non ha contro nessuno, perché chi c'ha, ha un'opposizione ridicola, eppure sta destra tutti i giorni, Frigna in continuazione, persino nei messaggi di Meloni, quello della separazione. Lei scrive la mia relazione con Andrea, PS, tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua. Ma
parte questa ultima frase che è un po'... Però indebolirmi colpendomi in casa. Ma noi... Ma chi l'ha colpita, signor Presidente? Cos'è? Le hanno messo Gianbruno in casa con la forza e poi lo hanno obbligato a sparare stronzate con un microfono addosso? Qualcuno ha obbligato Gianbruno ad andare in TV con le mani sui maroni? E chi è stato? Cioè, questi sono arditi, no? Dovrebbero non avere paura di nulla. Tanti nemici, tanto onore. Poi finisce la tua storia, frigni e dai colpa agli altri. Anche perché adesso, se la Meloni... Floris, tu sarai d'accordo. Se la Meloni è stata attaccata, Berlusconi cosa avrebbe dovuto fare? Che gli pubblicavano pure i commenti sullo stato muscolare del suo culo. Vabbè, comunque la separazione tra Gianbruno e Meloni però ha fatto anche delle vittime innocenti. Non parliamo naturalmente della piccola Ginevra, ma del piccolo Matteo e del piccolo Carlo. Sì. Infatti anche Renzi e Calenda si sono lasciati. Lo so, sembrava impossibile. Non so come sia successo. Sì, una sorpresa, ma è successo. Si sono separati proprio ufficialmente. Per la prima volta Renzi ha detto sì, separiamoci. Oh. Spiace per Calenda che aveva creduto nel grande centro, eh? Sì, è passato dal sognare la grande ammucchiata al ritrovarsi solo come un pirla. Uguale a Gianbruno. È uguale. Tra l'altro, per separarsi Renzi ha detto una cosa meravigliosa. Basta, è meglio finirla qui prima che tutta Italia ci rida dietro. Ma in che senso prima? Prima. A Renzi, ma cosa pensa che abbiamo fatto negli ultimi 12 mesi? Beh, ma a proposito di...